Dopo aver agganciato il Giulianova in vetta con il Trieste sul campo del Castelnuovo, l'Aquila vuole tornare al successo casalingo in campionato, che manca dal 1 novembre. Al Gran Sasso a Concia arriva l'ostico capistrello di mister Giordani, che ha ben figurato in questa prima parte di stagione, e va a caccia del terzo risultato utile consecutivo, con Mastrone, Franchi e De Meis dietro a Carnevali. Epifani risponde con il consueto tridente Marchionni, Carbonelli, Sarrizzo a supporto di Santi Rocco. Fischia benestante di Aprilia. Nella prima mezz'ora di gara le emozioni latitano, eccezione fatta per la perla di Sarrizzo, che dopo appena 5 minuti sblocca il risultato. Il capistrello prova a creare, ma l'unico tentativo della prima frazione verso la porta difesa da Barbagallo è la punizione calciata da Mastrone. Dall'altra parte, sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra, Carbonelli si coordina, ma non c'entra il bersaglio. Dopo la mezz'ora l'Aquila ha due occasioni per raddoppiare. La dinamica è la stessa, sfera recuperata sulla tre quarti. Prima Carbonelli serve Santi Rocco, che trova la pronta respinta di Di Girolamo. E poi Sarrizzo, solo davanti all'estremo ospite, ottiene solo un corner. Nervoso il finale di primo tempo, con il signor benestante di Aprilia che espelle Fantauzzi per qualche parola di troppo, scatenando le proteste dei rovetani. Ad inizio ripresa la punizione di Corticchia sfiora il palo. Il capistrello prova a raddrizzare la gara con la conclusione di Imbriola senza troppe pretese, ma si scopre troppo e Bellardinelli conduce alla perfezione un contropiede 5 contro 1, serve di Norcia e a tu per tu con Di Girolamo deposita in rete per il definitivo 2-0. Rosso-blu in gestione, Corticchia a giro non trova la porta. Sull'altro versante Luca De Meis non fa meglio. Al 24esimo occasione per il Trieste aquilano, Sarrizzo sfrutta un cross dalla sinistra e colpisce di testa. Di Girolamo si supera. Dopo 4 minuti di recupero il signor benestante sancisce la fine e la vittoria dell'Aquila, che tiene la vetta in coabitazione con il Giulianova. L'Aquila capistrello 2-0. Vabbè, penso che sia doveroso, su queste cose siamo molto attenti noi come società, come sociale, quindi per noi abbiamo già fatto dei passi importanti che in precedenza abbiamo dimostrato oggi. Sicuramente è una giornata importante, non l'abbiamo dimostrato prima della partita, ci siamo fatti anche questo segno rosso, quindi siamo contenti di aver dimostrato di partecipare a quello che è una cosa molto importante. Andrea sta facendo bene, sono contento, è il secondo anno che lo alleno e sono contento della crescita, perché sta crescendo veramente partita dopo partita, questo sono contento, sta migliorando anche molto la fase difensiva, quindi sta prendendo anche, logicamente, quando fai bene ti viene anche da fare tutto meglio, no? Perché poi le cose vanno anche in base alle cose che fai durante la settimana, le partite domenicali che fai bene, quindi prendi coraggio, lui sta facendo veramente bene e di questo ne sono molto contento. Sì, oggi sono 3 punti importantissimi, perché abbiamo incontrato, secondo me, una squadra che è quello che avevo detto ieri, ma bisogna fargli i complimenti, perché è una squadra che è ben messa in campo e a ritmo, ti vengono a prendere, hanno coraggio e quindi bisogna fare i complimenti a loro, però sapevamo, noi siamo stati bravi nella partenza, siamo stati bravi ad andare in vantaggio, poi ci sono stati i momenti del primo tempo dove ci siamo un pochettino abbassati troppo e gli abbiamo concesso qualche palla fra le linee, poi nel momento in cui ci siamo rialzati gli abbiamo rubato qualche palla, abbiamo creato qualche situazione per andare sul 2-0, poi quando abbiamo fatto il 2-0 logicamente abbiamo gestito poi anche dal vantaggio di giocare con uno in più, quindi anche questo, perché questa è una squadra molto fastidiosa da incontrare e quindi lo sapevo, e per me oggi la vittoria ha una valenza molto molto importante. Sì, ma questo è il segnale più importante che può avere una squadra. Quando ho detto che dopo la partita di Coppa Italia chi aveva giocato di meno mi aveva dato tante risposte positive, oggi ha giocato Mattia che non giocava da un po' di tempo, ha fatto una buonissima partita quello che dico sempre, non bisogna pensare all'io ma bisogna pensare alla squadra, questo è un gruppo forte e dobbiamo fare in questa maniera, quando mancherà un giocatore ed entra un altro è la stessa cosa di quello che gioca, quindi questa è la cosa che gli ho sempre detto, la squadra prima di tutto e poi viene il singolo, e oggi abbiamo dimostrato ancora di più di questo valore di questo gruppo. È una partita difficile, una partita tosta contro una squadra che la somiglia molto al capistrello,
tra l'altro sul campo loro, che non è nemmeno bellissimo. E in 90 minuti ci giochiamo la finale, cercheremo di recuperare le forze, sicuramente qualche cambio lo faremo e andremo lì a cercare di continuare questa via parallela per andare in Serie D. Quindi cercheremo di andare in finale, tenendo di conto sempre la Coppa Italia e il campionato. Vabbè, è una cosa che a me mi tocca particolarmente, perché vabbè, io e te ci conosciamo, sai il lavoro che faccio, quindi so come quanto ci tenga a questo argomento. Speriamo, ecco, le parole sono sempre poche, speriamo di fare tanti fatti, che è la cosa che è molto più difficile. Allora, andiamo con ordine. Per quanto riguarda una partita bella, a me non è piaciuta, sinceramente. So che i ragazzi potevano fare parecchio di più, siamo stati troppo frettolosi, poi basta vedere il secondo gol, che secondo me è da suicidio, scusate, quindi si poteva fare di più. Certo, di fronte avevamo uno squadrone, questo sì, e non è facile. Per quanto riguarda la seconda domanda, sì, ho sentito pure io qualche voce, ci sta, quando fai bene, d'altronde è la politica della società, quindi lanciare dei giovani, poi ci sono società che sono interessate. Sarebbe però opportuno che queste società chiamassero direttamente la società invece di chiamare il giocatore oppure mandare i genitori, perché poi dopo diventa tutto inutile, anche il lavoro della società, no? Perché poi dopo fanno discutere società con genitori, eccetera, eccetera. Storia vecchia. Questo è quanto. Io mi auguro che se ci sono richieste di categorie superiori vadano, perché è giusto che vadano. Vuol dire che ho fatto anche un ottimo lavoro io, vuol dire che ha fatto un ottimo lavoro la società. Lo ripeto, tutto con delle regole, purché ci siano delle regole. Purtroppo, per fortuna faccio un lavoro, sono innamorato perso del mio lavoro, che non mi permette di fare altre cose, quindi la mia dimensione è questa. Per me Capistrello è una grande società e sono orgoglioso che alleno una squadra di eccellenza, tra l'altro del mio paese. Poi può essere problematico, perché speriamo che in settimana non se ne vada anche qualcun altro, come dicevamo prima, può essere problematico, però abbiamo anche altri ragazzi, c'è Di Marco, che comunque nel 2003 è molto bravo, quindi qualcosa mi inventerò, cercheremo di trovare una soluzione, speriamo di recuperare. In settimana si dovrebbe tornare ad allenarsi anche Rozzi, anche se però ha pochi allenamenti, quindi qualcosa vedremo di fare. Sì, quanto pare questo, da quello che so uno l'hanno preso, quindi speriamo che non se ne vada sta settimana. Vabbè, non posso fare nomi, perché se se ne va. Esclusive di quali grandi, anche di categoria minori, no, superiore. No, è una categoria, quello che so io è una categoria superiore. No, io al momento so soltanto quello e spero che sia solo quello, perché se veramente se ne vanno anche altri, poi diventa tosta, diventa tosta, perché poi dimentichiamoci, è vero che la politica è far crescere i giovani, ma dobbiamo mantenere pure la categoria. Anche perché poi fare mercato a Capistrello non è facile, perché i giocatori non è che vengono facilmente a Capistrello. Non siamo una società che paga tantissimo e paga a livello nel senso di somme, diciamo, importanti. E poi anche geograficamente siamo un paese un po' scomodo, quindi logisticamente il ragazzo preferisce andare sulla costa. Ripeto, fare mercato a Capistrello non è facile, e quindi vedremo. Io mi auguro che se sia uno lo possiamo pure, diciamo, sopportare, però sì, diciamo, ha detto ai ragazzi tra primo e secondo tempo avevano troppa fretta, a volte andavano pure più veloce di quello che volevo io l'ho preparata come l'ho sempre preparata, cioè io chiedo ai ragazzi di giocare sempre, di provare a giocare, ho cercato con Franchi e Mastrone tra le linee, di farli giocare dietro i loro due mediani, di cercare di imbucare là dietro per poi colpirli, insomma, a campo aperto. Purtroppo è successo che abbiamo preso gol subito, è successo, sinceramente non mi aspettavo. L'Aquila molto attendista, perché l'Aquila si è messa dietro, ha detto paradossalmente siamo venuti all'Aquila, abbiamo preso i contropiedi. E questo è quello che è successo, che non è andato come, insomma, pensavo.
Però poi dopo, dopo l'espulsione, penso che la soluzione era di, ci siamo messi 4-4-1, era di trovare diciamo, l'occasione giusta, di sfruttare i calci piazzati, tant'è vero che su quel calcio piazzato sono andati tutti a saltare proprio perché volevamo sfruttare quella situazione, poi invece abbiamo preso un contropiede da suicidio perché vabbè, è successo quello che è successo.